Sfacciatamente unica, sì, e credo che siano due parole che riassumono tutti i contenuti che ci sono dentro questa macchina, una macchina che ha una grande abitabilità, che ha un grande bagagliaio, che ha dei motori moderni, che ha quindi dei consumi bassissimi e anche scarse emissioni, bassissime emissioni, quindi ecologia. Poi ci mettiamo un design che è decisamente accattivante e alla fine ci mettiamo un prezzo che riteniamo imbattibile e quindi sfacciatamente unica. Beh, è la nostra missione con Dacia. Dacia si vuole imporre come il primo marchio low cost, direi anche l'unico sul mercato italiano in questo momento, e per fare questo dobbiamo un po' sconvolgere quelli che sono i canoni tradizionali. Duster va in questa tradizione, ma credo che anche con la Sandero, la Stepway abbiamo detto veramente la nostra da questo punto di vista. Tipicamente Dacia, quindi del tutto trasversale. Dacia è una marca che abbraccia una clientela la più larga possibile, direi, tutte le categorie sociali, ed è difficile veramente individuare l'acquirente Dacia. È un acquisto che si può fare o perché non si ha un budget sufficiente, ma anche perché il proprio budget lo si vuole utilizzare per fare altre cose. Dalla macchina si va a guardare veramente l'essenziale, quello che serve. La filosofia Dacia è questa. La scelta è molto semplice, essere semplici, quindi due motorizzazioni, una benzina e una turbodiesel, tutte e due di ottimo livello. La motorizzazione turbodiesel in particolare ha delle emissioni bassissime, una grande coppia e 110 cavalli disponibili. Tre livelli di equipaggiamento sono quelli tipici di Dacia, dal primo livello che è quello di ingresso all'Oreat che propone già di serie tutto quello che serve. E poi la possibilità di fare alcune personalizzazioni nell'area comfort, nell'area sicurezza o nell'area look, in modo da costruirsi la macchina che ciascuno gradisce. Penso che non c'è nessuna formula magica sul mercato auto mondiale oggi, però penso che con la Dacia abbiamo centrato un posizionamento interessante nelle condizioni di mercato di oggi, cioè la capacità di portare un numero importante di prestazioni, auto, spazio, equipaggiamento, a un valore, cioè un prezzo tirato, e questo ha fatto colpo, diciamo, un po' dappertutto nel mondo e ci ha dato naturalmente una spinta per allargare la gamma Dacia e ciò che facciamo oggi con l'arrivo della nuova Dacia Duster. Ancora un po' presto per dirlo, però un passo avanti molto importante perché vuol dire per noi che il concetto Dacia ha capacità di avere valore per i clienti, perché alla fine non dimentichiamo mai che è il cliente che decide, ha capacità di avere una valenza anche su diversi segmenti, questo è importante. Quindi oggi tocca al SUV. Di vedere una Dacia arrivare lì e avere una certa proposta, un certo successo, e sicuramente penso che non ci fermeremo lì. Diciamo è un passo avanti naturale, che di nuovo quando c'è un concetto che piace, che è successo, è logico di voler portarlo su diversi segmenti, senza mai perdere di vista lo snodo, la parte centrale del concetto di origine, che nel caso di Dacia è di nuovo delle prestazioni complete, quindi una certa capacità, uno spazio importante, perché non dimentichiamo che una Dacia ha sempre un volume interno importante, dei motori adesso moderni, non dimentichiamo ad esempio che Dacia Duster qui lo lanciamo con un motore diesel Euro 5, quindi una certa modernità necessaria nei motori. Tutto questo ha un valore molto tirato che fa colpo perché parla a tutti i tipi di clienteli.